Assessore Febo, come mai la scelta di Barrea? Ma la scelta l'aveva fatta l'Associazione Nazionale, ma io credo che insomma, abbia fatto bene a scegliere la location, perché è una location che ha una serie di punti di forza importanti, si trova nelle zone interne, all'interno del parco, e all'interno del parco è una che ha uno specchio d'acqua che negli ultimi anni si è rilevata da sempre con un alto tasso di limpidezza, di purezza e credo che sia un punto di forza e di importanza. Non so quante altre località possono vantare questa tipicità. Ecco perché credo sono contento perché rappresenta uno specchiato dell'Abruzzo interno importante che va segnalato, che va potenziato e che credo che ci possa far fare bella figura a livello nazionale. Incontri, dibattiti, ma non mancherà l'area food. Assolutamente, insomma, l'Abruzzo e comunque insomma, i borghi a livello anche nazionale rappresentano questo in Italia, il food, l'enogastronomia in generale, in Abruzzo molto, 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 molto spinto, quindi è chiaro che non poteva assolutamente mancare, sarà un altro momento bello, un altro momento per metterci in mostra e noi con l'enogastronomia sicuramente siamo vincenti. Verrà presentata una guida. Verrà presentata la guida dei borghi d'Abruzzo nella sua interezza, un lavoro che insomma, finalmente arriva al termine e ringrazio gli uffici per averlo portato a compimento. Diamo la possibilità, credo ai pochi abruzzesi che non conoscono tutti i borghi, comunque lo diffonderemo bene in Abruzzo ma anche fuori Abruzzo perché chiaramente c'è necessità di che ci sia attrazione di queste località.